Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dedicata al Pascal e al manuale. Questo è il CLSN Pascal per Atari 130XE. Il link per scaricare il manuale lo trovate in descrizione. In questo manuale di 71 pagine non lo guarderemo tutto, ma andremo a vedere praticamente l'indice e poi andremo a vedere le parole chiave e un minimo di sintassi per vedere quanto fosse vicino o distante il CLSN Pascal per Atari 130XE. Capitolo 1, introduzione, copyright, sistemi, diciamo, la configurazione per il sistema, l'editor, il compilatore, le informazioni tecniche, il runtime, gli errori praticamente del Pascal, circa un po' di informazioni sul CLSN software, un po' di referenze del libro e, diciamo, procedure e funzioni che qui ci troveremo alcuni listati. Eccoci qua dunque nel capitolo del quanto riguarda il compilatore. Sono identificate le parole chiave: absolute and array begin case const div to down to else labe inline in if got a function forward for file and mod nil not off or packet procedure program record repeat xor while var until type 2 then string ehr ehl e set. Diciamo, a giudicare da quello che si vede dalle parole chiave, questo era un Pascal completo. C'è il set, c'è l'if then else, ci sono le funzioni, c'è le procedure, c'è perfino anche il goto, il record. Quindi praticamente, per quanto riguarda la sintassi, questo era un Pascal completo. Andiamo a sbirciare un pochino per quanto riguarda com'era la sintassi. Diciamo, stato che le parole chiave ci sono tutte, quindi non sembrano esserci particolari problemi, andiamo a vedere e sbirciare un po' la sintassi. Ecco un esempio, non ce ne sono tanti, diciamo, di esempini di listati. Alcuni sono corti, si ritrovano nella parte finale verso il capitolo. Comunque, questo è un pezzo, diciamo, di una funzione che può essere inserita. Abbiamo delle variabili locali, poi un begin, write, un readlin, poi c'è un assign, reset, punto e virgola, poi c'è un while, begin, end, punto e virgola, un close, punto e virgola ed un end, punto. Quindi da quello che si vede, diciamo, la sintassi era indubbiamente, diciamo, favorevole, quindi coerente con quello della Borland. Alcune informazioni interessanti si ritrovano nella pagina 22. Informazioni tecniche riguardo alla gestione della memoria. Quindi c'erano praticamente l'Atari 130XE accedeva a 128K di memoria, splittando in due praticamente la propria memoria in banchi da 16K che potevano essere, diciamo, acceduti solamente una per volta, e il CLSN Pascal praticamente impiegava questi due banchi andando a strutturarsi in vario modo. Nel secondo banco qui metteva il compilatore, nel terzo banco metteva il testo, nel quarto banco splittava in due, quindi 16k, 8 per la tavola delle variabili e altri 8 per il nome delle variabili. Poi, diciamo, nel primo banco ci stava parte dell'edico, dello stack, fill list e, diciamo, la testa del programma. Nel secondo banco invece c'era sempre lo stack e altri listati, e poi ci andavano a finire i programmi che erano stati compilati e venivano processati da qui. È interessante la parte della memoria, dato che questo ci aveva sempre un 6502, quindi andava a indirizzare fino a solo 64k splittati in due banchi. E il sistema operativo DOS qui occupa veramente pochissimo spazio, perché non sta in RAM ma stava in ROM, e quindi di conseguenza lo spazio riservato è veramente, diciamo, ridotto rispetto praticamente agli altri computer, che invece il sistema operativo lo dovevano caricare in RAM. Invece il piccolo Atari 130XE il sistema operativo ce l'aveva in ROM, quindi di conseguenza gli rimaneva un po' più spazio in RAM praticamente per gestire questo Pascal, che a quanto pare sembra che praticamente non desse problemi. Aveva una buona sintassi e non vi so dire se questo prodotto fu mai importato,
e se era disponibile in Italia, ma se era sostanzialmente disponibile, se fu mai disponibile in Italia, era sicuramente un bel prodottino per cui gli utenti dell'Atari 130 XE potevano, diciamo, far rullare il proprio Pascal CLSN Pascal, che funzionava senza, diciamo, nessun particolare problema, nonostante praticamente avessero un computer 8-bit. Quindi indubbiamente questo era decisamente migliore, il piccolo Atari 130 XE del Commodore 128, che aveva sempre 128k, ma non aveva un Pascal praticamente decente, dato che aveva sempre il Pascal 64 con i numeri di linea. Un computerino Atari 130 XE paragonabile all'Apple IIe e all'Apple IIc, anzi come architettura all'Apple IIc, perché erano tutti e due chiusi, però diciamo come soluzione questo più economica lo potremmo andare a fare, diciamo, come rassomiglianza al G Pascal, che c'era anche per Commodore 64 e anche per Apple IIe e Apple IIc, che indubbiamente occupava solo 16k. Quindi questo CLSN Pascal indubbiamente lo potremmo commisurare al G Pascal. Il G Pascal per Apple IIe, Apple IIc diciamo Commodore 64 non fu mai venduto in Italia. Questo non vi so dire se fu venduto in Italia, spero di sì, perché gli utenti, pochi utenti dell'Atari 130 XE, potevano far rullare il loro CLSN Pascal senza particolari problemi, con un dischetto da 5.25 che gli Atari 130 XE potevano, diciamo, pilotare, e avendo, diciamo, periferiche sostanzialmente affidabili. Non è finita qui, c'era anche infatti il Kian Pascal per l'Atari, che questo è il manuale, il link per andare a scaricare il manuale in PDF del Kian Pascal, quanto quello precedente, il link li trovate nella descrizione di questo file. Dunque, questo è il Kian Pascal, era praticamente un ISO Pascal, né più e né meno. Funzionava con un Atari che voleva almeno 48k di memoria, quindi era estremamente parco di RAM. Il software è del 1986. Andiamo a vedere praticamente il manuale, non lo vedremo tutto, sono 302 pagine. C'era spazio, questo è l'indice prefazione, la introduzione all'ISO Pascal, Getting Started, Atari DOS 2.5, l'editor, poi c'era il capitolo 3, il Kian Pascal, con, diciamo, quello che veniva, diciamo, introdotto con i messaggi di errore, i programmi. Qui c'erano i vari tutorial, poi qui poi andremo a vedere, diciamo, un listato per prendere praticamente un riferimento. E poi cosa c'era? C'era il capitolo successivo, come assemblare praticamente il linguaggio di programmazione, e come utilizzare e lavorare con il Kian Pascal. Una serie di appendici, Kian Pascal Technical Specification, ci daremo un'occhiatina, Runtime Assembler Guide e una guida per l'ISO Pascal. Ok, specifiche tecniche del Kian Pascal, Technical Specification, appendice B, DOS 2.5. I numeri interni erano piuttosto corti, da meno 30.768 a più 30.768, diciamo piuttosto grandi la parte dei reali, da meno 1 per 10 alla 99, quindi un range decisamente grande, più che sufficiente. 256 elementi per il set, la richiesta minima di RAM era 48k, la lunghezza massima delle stringhe erano 256 caratteri. Passiamo oltre. Appendice A, guida all'ISO Pascal del Kian Pascal, parole e simboli di parole riservate, and array begin case const div do down to else mod label in if got a function for file and nil nor not of or packet procedure program record repeat with while var until type to then e set. Quindi c'era il set,
c'era il function, c'era il procedure e c'era il while. La if c'era praticamente con la else if, then e else. Eccola qua. Dunque bcd e else, eccola qua. Ok, va bene, c'era il repeat, c'era un, diciamo che c'è, sembra che ci sia praticamente tutto, c'era anche il set, eccolo qua, e il record, anche il record, sì, c'era anche il record. Ok, va bene, quindi era un Pascal decisamente completo. Costanti, tipi, variabili, funzioni e procedure, vettori, matrici, record, e quindi niente da dire. Anche questo un bel Pascal decisamente completo. Andiamo adesso a vedere un listato per renderci un po' conto della sintassi. Ecco un esempio di programma: program compute, input output punto e virgola, variabili x, y, integer, variabili globali, poi si introduce la funzione del fattoriale, integer, poi una procedura, la bisect, alfa integer, beta integer, questi sono i due parametri che vengono passati, e poi qui viene richiamata la procedura, quindi la beta alfa factor alfa, e poi la funzione, diciamo, del fattoriale, che viene chiamata dentro con 1L, begin factor, y factor, end function. Ok, con praticamente un richiamo ricorsivo, va bene. Poi abbiamo il begin, inizia il programma, si inserisce i due fattoriali, il primo e l'ultimo, e poi si richiama la procedura e si passa le informazioni, la bisect x e y, che poi la procedura che va a richiamare poi la funzione del fattoriale, che è ricorsiva, poi end punto. Ok, si direbbe che, diciamo, questo era un bel Pascal con una sintassi sostanzialmente più che corretta, niente da dire. Quindi, in buona sostanza, che cosa si può dire? Il Kian Pascal era una variante del Pascal, come abbiamo visto, UCSD, con una bella sintassi. Anche questo era un altro esempio, quindi non ce n'era uno di Pascal disponibili solo per l'Atari 130XE, ma ce n'era due, e penso che, immagino che anche questo sia stato praticamente importato in Italia. Questo è del 1987, mi sembra, qualcosa di 86 o 87, e quindi di conseguenza l'Atari 130XE aveva due Pascal effettivamente utili e funzionanti, uno meglio dell'altro, e quindi il piccolo Atari 130XE poteva essere sicuramente un insospettato e ottimo home computer, capace di far girare senza problemi anche il Pascal, al pari praticamente degli Apple IIe, Apple IIc, anche Commodore 64, se fosse stato importato il G-Pascal. E quindi io spero che questi due Pascal per Atari 130XE in Italia fossero stati reperibili, così praticamente i loro relativi proprietari ne potevano, diciamo, fruire in piena soddisfazione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.